Arriva adesso il fischio da parte di Tinetti con il Brancaleone che comincia subito a manovrare il lancio lungo da parte di Galletta. Napolitano se la porta sul destro, poi va subito al traversone sul secondo palo per il colpo di testa da parte di Zampurakis. Traversone, non ci arriva Modgard, poi arriva il gol ma in posizione di offside, sempre Modgard. Traversone in aria da parte di Militano e qui è attento Morabito. Va Molvadgard e sfiora l'incrocio dei pali. Vecchia c'ha la palla sul destro, la Vecchia può calciare, arriva adesso la conclusione, facile, centrale per Morabito, ma una Palmese che ci sta credendo e sta attaccando sempre con più continuità in questo avvio di partita. Occhio qui al rimbalzo con Guerrisi che prova a incunearsi in aria, arriva anche la conclusione, la prima nello specchio della porta, non ci arriva Molvadgard e arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Squadre a riposo all'intervallo sul risultato di 0-0, con la Palmese che è pronta a battere Militano sul punto di battuta. Palmese che è stata sicuramente molto più volitiva. Libri, ottima la palla per Carbone, occhio all'inserimento di Carbone, ancora Libri di prima col sinistro per l'inserimento di Gonzales, anticipato e l'ottima copertura di Marino. La Vecchia, palla sul secondo palo, allontana Galletta, Militano cerca la conclusione, con se ne va via molto bene a Galletta. Briganti, occhio all'appoggio per Zamourakis, Zamourakis c'ha la conclusione, sbaglia anche questo, incredibile. Bianchi con molta calma e con qualche rischio di troppo, Bianchi alla fine arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara e finisce qui, finisce 0-0 tra Brancaleone e Palmese.